Financial Talks, oggi a Giffoni, nella Multimedia Valley. Qui incontreremo Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival. Con lui parleremo di giovani, di cinema, accoglienza, inclusione e molto altro. ACEA Talks dà il benvenuto a Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni Film Festival. Grazie Claudio per aver accettato il nostro invito. A voi. Siamo a Giffoni, siamo all'interno della Multimedia Valley, un grandissimo complesso di strutture cinematografiche, ma non solo, di sale conferenze, di tutto quello che può accogliere da tantissimi anni i molti giovani per avvicinarli al cinema e a tante arti che si trovano all'interno di questa cittadella e della Multimedia Valley. Sa che il format ACEA Talks è un format nel quale si parla spesso di sostenibilità e di diversità. Volevo cominciare, Claudio, proprio con lei. Luglio 2022, 52esima edizione di Giffoni Film Festival, i protagonisti erano gli invisibili. Che sono, secondo lei, nel 2023 gli invisibili nella nostra comunità? Vorrei iniziare ringraziandovi perché mi date anche l'opportunità di poter approfondire meglio alcuni aspetti che anche durante i grandi eventi che noi realizziamo durante l'anno e poi quello di luglio naturalmente che ha 53 anni di storia, oltre mezzo secolo di storia, Giffoni è una delle più belle storie italiane, però che da sempre e in tempi possiamo dire non sospetti vive e si occupa e si preoccupa di quello che è il mondo dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, delle ragazze e poi delle famiglie. Forse questo è il punto di partenza, perché l'inclusione, la sostenibilità, la partecipazione attiva di milioni e milioni ormai di ragazzi, noi li chiamiamo simpaticamente i Giffoner, che sono sparsi in tutto il mondo. Ecco, noi abbiamo dedicato tutto quello che abbiamo fatto alla loro esistenza. È evidente che l'evoluzione sociale, economica, politica, culturale cammina di pari passo con quello che è anche il nostro lavoro. Noi perfino anticipiamo quelli che possono essere i temi, le prospettive, i dibattiti anche nazionali e internazionali che si svolgono o comunque si realizzano intorno al mondo dei giovani e dei ragazzi. Quante volte avete sentito tutti parlare ai ragazzi e rimandarli, come se fosse un esame sempre, costante, rimandare tutto. Ragazzi, voi siete il nostro futuro. Cancellando completamente quello che è il senso del presente di questa di queste generazioni. Quindi invisibili tra i tanti, sono proprio loro, che sono l'ossatura di una società, di uno Stato, partendo dalla famiglia, partendo dalle scuole, partendo da tutto quello che noi ben possiamo conoscere. Quindi Invisibili nel 2022 è stato il manifesto di Giffoni per certificare l'esistenza in vita oggi di queste generazioni. Anche se fanno parte della nostra vita quotidiana i ragazzi, ma sono gli esclusi, sono gli emarginati, sono gli scartati di questa società. Giffoni quindi protesta, grida con la sua voce o con le sue voci che questa società non può permettersi più di trattarli in questo modo. È morfologicamente naturale, è una crescita generazionale e che dipende anche dai fattori esterni. Come facciamo a dire che sono uguali oggi i bambini e i ragazzi di quelli 10 anni fa con i telefonini, con gli smart che ormai... Ecco, questo però è un processo, diciamo così, di sviluppo anche tecnologico. Però i valori sono gli stessi. Io non trovo nessun tipo di differenza e di diffidenza anche oggi, basta solo farli pensare un po' ai ragazzi. Noi non dobbiamo formare le generazioni. Giffoni non ha mai formato, ma ha informato. Ti do gli strumenti per capire. Se fai questo, questo potrebbe essere il risultato. Se fai quest'altro, questo potrebbe essere altro risultato. Quando vengono a Giffoni, sono liberi totalmente di esprimersi.
Guardate, chi viene a Gifone non trova il badge col nome e cognome solo di un ragazzo o di un ragazzo con la nazionalità. Non c'è nazionalità. Questo significa mettere sullo stesso piano tutti e non omologare, ma rendere nella diversità uguale, nella diversità uguali le culture, le religioni, rispettiamo le diverse concetto diverso, sì, è un concetto di rispetto della loro identità. Non mi piacciono quelle persone che parlano di loro senza conoscerli. Credo che bisognerebbe creare agli adulti una sorta di corso di aggiornamento sulle nuove generazioni. In parte dipende anche da quello che abbiamo visto dal post-Covid, una esplosione, un rigetto di questa volta, di questa società o comunque di quello che è il tempo che stanno vivendo. Bisogna capirli, bisogna stare vicino a loro e bisogna dargli l'opportunità di poter capire anche i propri errori. Ma questa è una generazione meravigliosa, meravigliosa. Loro hanno tutte queste caratteristiche. A noi il compito di fornirgli qualche volta le ali o le opportunità di poter decidere e di capire che società e che mondo, ma soprattutto scoprire anche le proprie identità. Gifone è il luogo dove conosci te stesso, i tuoi difetti e i tuoi pregi. Gifone è il luogo dove tu cacci fuori tutta la tua identità, in un modo o nell'altro. A volte sei anche costretto, perché se stai in mezzo a 700 ragazzi e ragazze che è stato presentato un film, dallo schermo sono usciti dei temi così forti e ognuno caccia fuori le proprie impressioni, sei chiamato a parlare. Quel dito, in quel momento, dimostra leadership, autonomia, capacità di comunicazione, perdita di quello che potrebbe essere anche una paura di parlare in mezzo. Certo, a una folla magari. Questa è una delle cose più straordinarie. Io quando vedo centinaia, migliaia di dita così, eccoli qua. Un'esperienza importante di vita. Molto di vita, 14 anni, lontano dalla famiglia, ospite semmai presso famiglie, come noi abbiamo fatto, da solo, trovi te stesso. A proposito di cinema, lei, se non sbaglio, cominciò proprio girando da regista di Super 8, era ragazzo. Mi fa ricordare queste cose che sono... E poi partì la grande avventura del Gifone Film Festival. Se le chiedessi di consigliare a chi ci ascolta dei film che ci aiutino a comprendere meglio valori come appunto quelli di cui stiamo parlando, che sono l'inclusione, la diversità, la sostenibilità, le viene in mente qualcosa? Noi abbiamo tutti qui, non abbiamo mai, tra virgolette, escluso nessuno. Anzi, proprio quelli che hanno più bisogno di Gifone hanno per noi uno spazio fondamentale. E non sono però terreni o territori divisi, sono tutte e tre insieme. E questa è la cosa bella, dove quello che noi possiamo chiamare la diversità diventa normalità. Ecco, noi non usiamo proprio il termine diversità. Non esiste a Gifone il concetto di diversità. Io mi sono trovato di fronte a temi anche molto, molto difficili a proposito dei temi, poi però risponderò alla sua domanda dando dei titoli. Mi sono preparato su questo e mi sono trovato di fronte a temi molto forti, dall'omosessualità, normale per Gifone, da anni, quindi la diversità o comunque gli amori diversi di gente normale, quindi riportandolo alla normalità. Aggiungiamo un'altra cosa, che in questa sala, come possono essere la sala della Cittadella del Cinema, la Truffaut o le altre, ma durante il festival ci sono 53 nazioni, quindi con diversità di vedute. C'è stato un giorno dove un dibattito è durato circa 3 ore su un bacio. Un bacio. Naturalmente c'erano tanti ragazzi e ragazze, si è creato un movimento che non era, e però ne hanno discusso tutti insieme, cattolici, musulmani, ebrei, insomma di tutte le varie culture. E questo fa bene, perché parlare significa capire, capire significa conoscere. I suoi collaboratori mi dicevano che
aveva preparato una lista per noi di film. Sì, sì, è una piccola lista, perché di titoli, forse voglio dire una mia lista. Io vorrei partire da un film che ho molto molto a cuore, che è Basta guardare il cielo, che è un film, pensate, del 1998. Quando l'ho visto, è un film che mi colpì moltissimo, poi l'ho visto un'altra volta e un'altra volta. È la storia proprio di inclusione, di chi ha la possibilità e di chi non ha la possibilità. Due debolezze alla fine si sono messe insieme e hanno fatto una grande forza. Poi autunno fra le nuvole, 1997, che è di Timothy Hutton, che fu un altro di quei film che ci ha entusiasmato. Poi vorrei Breaking Free del 1995, il ragazzo che smise di parlare del 1995. Aiutami pure tu, perché vedi, ormai l'hai guardato, l'ho detto questi qui, che, ma insomma, è una lista un po', agli addetti tutti, naturalmente molto, certo, e poi molto parziale, che ha segnalato anche The Color of Paradise, sì, e The Wall of the Moon, film bellissimo. I nostri dipendenti, sapendo che lei sarebbe stato nostro ospite, hanno voluto scrivere delle parole per lei. Io posso chiederle, Claudio, la cortesia di prenderne una e commentare la parola che lei legge all'interno del biglietto. Sì, sono diverse, ne prenda una. Hanno scritto diverse parole pensando a lei, al suo lavoro e alla sua missione. E qui però lei mi deve aiutare, perché non so dov'è. Allora, accoglienza. Accoglienza. È esattamente quello che è il senso di Giffoni per il mondo. Accogliere. Che non significa accogliere tutti. Accogliere e accettare, nel caso specifico del mio comune, Giffoni, tutto quello che il mondo porta in un piccolo paese. Accoglienza, non ci sono alberghi a Giffoni, non li ho voluti. Adesso abbiamo bed and breakfast, tanti, siamo a due passi da una realtà straordinaria, la costiera amalfitana, la città di Salerno, bellissima, con tanti alberghi. Ci avviamo verso sud con la costiera cilentana, cioè le strutture ci sono. E allora come si fa a fare un grande evento in un paese dove non ci sono alberghi? Questi ragazzi dove vanno? 1500 famiglie in questi anni hanno accolto gratuitamente per 15 giorni i ragazzi di ogni parte del mondo, ma li hanno adottati. Quindi di quale accoglienza parliamo? Questi sono diventati alberghi 7 stelle lusso, dove si crea un qualcosa di straordinario, non solo una armonia di culture diverse, non solo una conoscenza anche delle nostre abitudini, dei nostri gusti. Immaginate per esempio le mamme qua sull'alimentazione, parmigiane, mozzarella, di tutto e di più. Quindi è un'accoglienza che è a 360 gradi e che ha dato l'opportunità alle famiglie di crescere e ai ragazzi di portarsi un'immagine. Non ho mai fatto un discorso nord, sud, centro, ma un'immagine dell'Italia e poi della mia regione, la Campania, e poi di questo, che è una sud, regione bellissima, di questo sud straordinario come non mai. Io ho cercato. Devo ne prendere pure un altro? No, uno. Uno basta. È stata bellissima la sua risposta. Ho cercato, ma non ci sono riuscito, di capire attraverso i suoi collaboratori, Claudio, qualcosa di anche personale. Acea Talks non soltanto ci aiuta a comprendere, a conoscere meglio il personaggio, ma anche la persona. Mi è stato molto difficile, perché mi hanno detto, il dottor Gubitosi, se legge in relazione a Giffoni, al festival. Se viaggia in relazione al festival. Tutto quello che fa, lo fa in relazione al festival, e immagino che sia vero. Le voglio fare quest'ultima domanda. Che cosa sarebbe Giffoni senza Gubitosi e che cosa sarebbe Gubitosi senza Giffoni? Oggi
dopo 53 anni di festival e 71 di vita, avevo 17 anni quando ho pensato di fare, di avviarmi in questo viaggio, e a 18 la prima edizione a Giffoni, non ho smesso mai di curare quello che posso dire il mio terzo figlio. È stato il primo in verità, adesso ho due figli legittimi, ne ho milioni adottivi. Spazi nel mondo. In ogni parte di Giffone, in ogni parte del mondo. Credo di essere semplice, naturale, so qual è la linea mia, non mi abbasso, ma manco mi metto oltre quello Eleva. Che io so. E so che è un caso molto unico e so che ho dato tutta la mia vita a questa idea, non c'è stato un respiro. Un sogno, un'ambizione, ma cosa volete da uno che per portare avanti il suo progetto ha fatto un concorso nel comune di Giffoni Valle Piana, il mio per dattilografo, per guadagnare una cosa di soldi, o impara a suonare l'organo nelle chiese e i miei produttori sono stati i preti che con i soldi che mi pagavano per le messe cantate io finanziavo il mio progetto, la mia idea. Però poi non poteva essere solo ed esclusivamente mio. Ecco, quando si parte da questo c'è un'idea, sicuramente c'è un'intuizione, ma da soli non si va da nessuna parte. Non c'è un respiro che non abbia dato al festival e se posso, e non so se ci sono riuscito, adesso guardo un momento in camera, l'amore che porto per questo. Se ami quello che fai, trasmetti amore. E ho dovuto convincere, per esempio, dove adesso sta lei, dove stiamo prendendo questa cosa. Ci ho messo 18 anni, ripeto, 18 anni della mia vita, ma del tempo, della contemporaneità, per far finanziare la Cittadella del Cinema e 16 anni per la multimedia. Ma dico, uno, dopo un anno, due anni, tre anni, si stancava. Però c'è, queste cose ci sono. Ma questo lo puoi fare soltanto se tu ritieni che quello che stai facendo è buono. Se tu convinci gli altri e non capiscono, li convinci. Se non ascolti solo le voci di dentro, ma anche quelle di fuori. Se sei capace poi di metterti intorno tutto un team che cresce. Io ho 150 giovani, il 90% del mio team è di Giffoni e dell'area. Io credo che non c'è cosa più bella di aver visto crescere una generazione di professionisti, lo posso dire, anche se dico non diventate mai professionisti perché siete morti, ma diventate, siate sempre umili per le cose che fate, e avere 53 hub all'estero. All'estero siamo presenti ovunque. Siamo diventati leader, ci dicono, leader nel mondo in questo settore. Abbiamo presenze in tutte le regioni d'Italia, non c'è famiglia o casa che non conosca Giffoni. E secondo voi, io posso essere mai deluso di quello che ho fatto? Assolutamente. Però e questo si chiama passato. Guardo con attenzione anche al presente e al futuro. Alcune cose le potrò fare io, altre le dovranno fare necessariamente. Gli altri. Claudio, io volevo ringraziarla, la ringrazio a nome di Acea, la ringrazio a nome mio e farle anche un in bocca al lupo per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, che lo ricordiamo sarà a fine luglio, 2029 a Giffoni. So che attendete, sono aperte le iscrizioni, migliaia, sì. Migliaia di ragazzi e ragazze. Li portiamo di nuovo a 7.000, se Dio vuole, quindi sarà. Portate a 7.000, speriamo che la pandemia permetterà di ritornare a questo importante numero. Grazie per questa piacevolissima chiacchierata. 30 secondi io ne ho bisogno. Ho conosciuto Acea e vederla diventare non soltanto un'azienda di interesse regionale, adesso di interesse nazionale. Ecco, lo sviluppo, la crescita, l'inclusione, la diversità, la capacità di impresa, diventare un qualcosa di cui essere fieri in Italia. Ecco, io li ho accettati con tutto il cuore, vi ho accettati con tutto il cuore. Guardi, non a caso, io la ringrazio, ma non a caso questa condivisione di valori che Giffoni Film Festival e Acea corrispondono ci ha portato proprio ad incontrarci, e se mi posso permettere, il valore che lei dà alle persone e la passione per il suo lavoro è un po' quello che il nostro gruppo da più di 100 anni fa con le nostre persone, con i nostri stakeholder, attraverso la passione del nostro lavoro. Grazie a voi, grazie ancora. Mille, grazie e buon lavoro.